Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo del 17 maggio del 2017, puntata che comincia con una straordinaria puntualità, anzi con qualche secondo di anticipo rispetto alla nuova programmazione prevista nel palinsesto di Popolo della Famiglia TV che mi assegna le ore 8:30 del mattino come momento in cui andare in onda. E dunque mi presento oggi a quest'ora, notando che siete ancora magari qualcuno intorpidito e addormentato, e allora saluto Claudia Brignoli. Credo che oggi non siano state attivate le notifiche della diretta perché i numeri mi dicono questo. Insomma, vediamo se riesco a lavorare con con questo no. La diretta andava notificata e mi sembra che non ci sia stata la notifica. Va bene, saluto Roberto Pinto, Jacopo Pioli. Vediamo se riesco a mandare gli inviti, ecco, durante il posizionamento, perché quello che mi appare in questo momento è una diretta, diciamo così, con meno partecipanti del solito, probabilmente perché non c'è l'attivazione della diretta, della notifica. Va bene, saluto Jacopo Pioli che scrive dalla Cina, che dice che non sempre riesce a seguire le dirette, però vede le repliche, e allora grazie. Saluto Giovanni Barbaro, è arrivato il nostro candidato sindaco a Riolo, che è Mirko De Carli. Saluto Massimiliano Amato, ieri Gianfranco Amato, protagonista della presentazione della lista a Conegliano. Sono arrivati anche i primi sorteggi del posizionamento sulla scheda elettorale, c'è cioè la bella facsimile della scheda di Padova, per esempio oggi sul Corriere della Sera. Siamo in basso a destra, mentre invece sia a Conegliano che a Verona siamo in alto a sinistra, cioè primo simbolo in alto a sinistra sulla scheda o ultimo simbolo in basso a destra. Sono delle posizioni che vengono considerate privilegiate. Roberto Pinto lo saluto, che dice ottima come sempre la tua analisi politica di ieri su Facebook. Ho appena pubblicato ieri sera tardi, un'analisi politica molto complessa, molto lunga, diciamo così, sulle ragioni stesse della presenza del popolo e della famiglia, e va detto che insomma, è stata molto apprezzata la posizione, la nostra riflessione. Vi chiedo di condividerla, leggerla e condividerla, così come vi chiedo di condividere questa diretta, visto che non è scattata l'attivazione delle notifiche e dunque rischiamo dei numeri un po' più bassi rispetto al solito. Vedo che Massimiliano Amato ci comunica che anche a Monza abbiamo ottenuto la posizione in alto a sinistra sulla scheda elettorale, è una posizione molto rilevante. Pensate che storicamente si faceva la fila per avere la posizione in alto a sinistra, erano i comunisti che tradizionalmente andavano all'alba per garantirsi, quando non c'era il sorteggio, ma c'era l'ordine di presentazione, il punto in alto a sinistra sulla scheda. Noi l'abbiamo invece ottenuto per sorteggio, che vuol dire che qualcuno ci vuole bene, sia a Monza, che, a Verona, mentre a Padova siamo in basso a destra, altra posizione privilegiata che veniva chiesta dalla Democrazia Cristiana, che si presentava tradizionalmente per ultima nella consegna dei simboli, quando appunto l'ordine sulla scheda era determinato dall'ordine di consegna. Saluto Alberto Cerutti, il nostro candidato sindaco,
a Borgo Manero. Saluto Paolo Basanisi Zingarello, una delle colonne del Popolo della Famiglia a Roma, appena ritornato da Fatima, dove è stato per il centenario. Lo ringrazio per le intenzioni del Popolo della Famiglia lasciate e consegnate lì a Fatima. Saluto Maria Grazia Tocco, Nicolò Marino, Anna Esaurita Eccelli. Chiedo a tutti di fare un mi piace e un condividi, perché oggi non sono state attivate le notifiche di Facebook in automatico, e dunque siamo un po' di meno, ma col vostro condividi sulla vostra pagina sicuramente riotterremo i nostri consueti numeri. Dunque un mi piace alla diretta, un condividi sul vostro profilo. Anche Alberto Cerutti, candidato sindaco del Popolo della Famiglia a Borgo Manero, ha ottenuto la posizione per sorteggio, questo è molto bello, per sorteggio, ultima a destra, che è una posizione molto preziosa, lo ripeto, sia la prima a sinistra che l'ultima a destra erano le posizioni considerate di pregio sulla scheda elettorale, perché diciamo quelle più immediatamente visibili quando si apre la scheda elettorale, ed erano un appannaggio del Partito Comunista, quella in alto a sinistra, un appannaggio della Democrazia Cristiana, quella in basso a destra, quando non si procedeva per sorteggio alla consegna del posizionamento in lista, ma secondo l'ordine di presentazione. Saluto Danilo Bassan, candidato sindaco a Padova, candidato, scusate, al Consiglio Comunale di Padova, numero 2 in lista, Angelo De Santis. Anche Ariolo Terme, Mirko De Carli ci informa, ultimi a destra. C'è Mauro Turrini, il capolista di Riolo, c'è Simona Bartoli. Ieri mi hanno buttato fuori da un gruppo Facebook sulla cucina per il simbolo del PDF come fotoprofilo, ci dice Simona Bartoli. Hanno perso qualcosa loro, cara Simona, non certo te, evidentemente. Claudia Brignoli ci dice che la notifica a lei è arrivata, benissimo. C'è Mauro Turrini, che anche lui da Riolo ci manda l'abbraccio, è il nostro capolista a Riolo, dove è candidato sindaco, è Mirko De Carli. Saluto Ivan Manzato, saluto Anna Russo, che ha letto la nota politica che ho scritto ieri sera, grazie anche per le parole che ha scritto. Manuela Miraglia, c'è Paolo Ruotolo, c'è Marco Lamberti, che è un candidato del Partito Democratico a Monza, e lo accogliamo con un abbraccio qui nella rubrica di Stampa e Vangelo. Saluto Paolo Ruotolo, Fiorenza Pasini, Marco Righi, Gianpietro Bonfanti, Manuela Ponti ha portato una ventata di fresco in un parco di dinosauri a Monza. Molto bene, ieri c'è stato il faccia a faccia tra i 7 candidati sindaco a Monza, e Manuela Ponti, a quello che ci dice Gianpietro Bonfanti, se l'è cavata molto bene. Danilo Bassan ci conferma che siamo ultimi a destra anche a Padova, l'ho segnalato, anzi oggi sul Corriere della Sera di Padova trovate il facsimile della scheda. Saluto Daniela Scavolini, nostra colonna del Popolo della Famiglia nella regione delle Marche, per la precisione a Pesaro. Saluto Maria Pia di Girolamo, Don Francesco Colamonaco. E ecco qui, Anna Russo ci conferma che oggi non è arrivata la notifica, e dunque la ragione per cui i numeri sono più flebili è che non è arrivata la notifica. Anche Maria Pia di Girolamo ci conferma niente notifica oggi. Bernarda Raucci e Emanuele Previtali sono arrivati comunque. Vi chiedo, per ovviare a questa inconveniente della mancata notifica, di fare un mi piace o un condividi sulla vostra pagina a questa puntata, per aumentare i numeri e far sapere a tutti i nostri amici che siamo in diretta, perché la puntata ha particolare rilevanza, perché oggi si celebra la cosiddetta giornata contro l'omofobia, obbligatoriamente indetta dall'Europa dal 2004. Pensate un po', siamo già alla 14ª edizione di questa fantomatica giornata contro l'omofobia, e sarà il caso oggi di parlarne con un minimo d'attenzione. È arrivato anche Bruno Sconocchia, lo saluto, ringrazio, anche perché ha rinnovato l'abbonamento alla Croce, il caro Bruno, e dunque lo ringraziamo con un abbraccio. Un saluto a Melania Simoni, un saluto al caro Pino, il marito di Loredana Giuseppe, presidente del circolo PDF di Pescara, che è morto nella giornata di ieri. Abbiamo fatto una preghiera proprio ieri durante Stampa e Vangelo
per il marito di Loredana, il caro Pino Giuseppe. Saluto Vladimiro Campello, candidato a Fontana Fredda. Saluto Silvestro Vultaggio, che ci segue dalla Svizzera. Fabio Cesari, Rosalba Tavella. Chiedo a tutti, lo ripeto, siccome non sono state attivate oggi da Facebook le notifiche in automatico, di fare un mi piace, un condividi e di far vedere dunque ai nostri amici che siamo in diretta attraverso la vostra condivisione. Saluto Francesca Patuzzi, la bella Francesca Patuzzi, che chiude la lista del Popolo della Famiglia al Comune di Verona. Si è umilmente messa in ultima posizione in lista e la ringrazio molto per essersi candidata con noi. E allora, partendo con la buona notizia del giorno, andiamo dunque a leggere il Vangelo, chiedendo appunto a tutti un mi piace e un condividi, in maniera che più persone possibili possano seguire questa nostra diretta, nonostante l'assenza di notifiche fatta da Facebook. Saluto Sara Deodati, Maria Chiara Nordio, Barbara Giacovelli, anche lei fa i complimenti a Manuela per il faccia a faccia con gli altri candidati sindaco. Saluto Carla Stefanini e andiamo a leggere il Vangelo di oggi. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, i versetti sono dall'1 all'8. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. È parola del Signore, come sempre una pagina del Vangelo straordinariamente bella e infinitamente poetica nella descrizione metaforica. Saluto intanto anche Nicola Pasqualato, che è arrivato dal territorio trevigiano qui tra noi. Sempre in una dimensione dialettica, ricordiamolo questo fattore, l'elemento dialettico della pagina di Vangelo. Se sei tralcio che sta nella vita, dai frutto, altrimenti finisci nel fuoco. La dicotomia c'è sempre, lo ripeto, la dicotomia ogni volta in una pagina di Vangelo è presente. Non c'è il Vangelo del volemose bene gratis tutti. Vladimiro Campello ci sottolinea la grande serata ieri sera a San Giuseppe a Mestre con Gianfranco Amato e Povia, presenza del parroco Padre Nostro cantato nel finale della serata, bellissimo. Saluto Marco Fasulo del gruppo Preghiera Popolo della Famiglia, nonché bandiera del Popolo della Famiglia in Basilicata, il gruppo Preghiera tenuto in piedi insieme a Sabino Sabini. Saluto Fabio Freddi, saluto Giovanni Fiori. Ripeto a tutti una richiesta di fare un mi piace, un condividi, anche la bellissima Bernarda Raucci, perché oggi non sono scattate le notifiche di Facebook, forse in omaggio alla giornata sull'omofobia obbligatoriamente da celebrare per decisione dell'Unione Europea. E allora niente notifica stampa e Vangelo. Oggi alle 17 c'è il rosario, ci ricorda Marco Fasulo su Popolo della Famiglia TV, oggi alle 17. Saluto Francesco Mancino, saluto Massimiliano Esposito, il candidato del Popolo della Famiglia in quel di Goito. Ricordatevi, se siete del Mantovano, sostegno a Massimiliano Esposito, candidato a Goito. Dicevamo, oggi è questa famosa giornata sull'omofobia. Diciamolo subito,
Repubblica, questa rubrica si chiama Stampa e Vangelo, vi deve segnalare l'attività della stampa. Repubblica fa, come dire, il suo scoop anticipando un report di Arcigay sulla cosiddetta omofobia in Italia. Ora, cos'è l'omofobia? L'omofobia, lo dice la parola stessa, è la paura che diventa violenza contro l'omosessualità. È qualcosa che attiene alla storia, alla cultura dell'Italia. L'Italia è un paese omofobo? L'Italia è un paese dove si ha paura o si agisce con violenza contro gli omosessuali? L'Italia del 2017? Evidentemente e chiaramente no. Chi oggi denuncia l'Italia come paese omofobo insulta l'Italia e dice una palese bugia. Bugia, l'Italia non è un paese omofobo, nonostante Repubblica, che si deve inventare, letteralmente inventare con Arcigay un report sull'omofobia che prova a dire che ci sono state 196 storie omofobiche nell'ultimo anno in Italia. E poiché non può raccontare storie della reale omofobia, che ripeto è paura dell'omosessuale che si trasforma in violenza, che in Italia non c'è, perché in Italia l'omofobia non esiste. Oggi l'omosessuale in Italia è star, è protagonista, è l'elemento trainante, è il nastrino arcobaleno persino al Festival di Sanremo o all'Eurovision con Gabbani. Allora, in tutta evidenza, questo paese oggi è omofilo, direi, non omofobo, con tutta chiarezza. Il sottosegretario Scalfarotto che si sposa, che ha gli articoli sui giornali, e non è vero che si sposa, non fa lo sposo, non c'è la sposa, vabbè, insomma, tutte cose che sappiamo benissimo. Allora, come hanno costruito questa narrazione? Si sono inventati questo report ad Arcigay. L'hanno anticipata Repubblica, ma il testo non l'hanno dato in giro perché si vergognano evidentemente pure un po'. E Repubblica dice: ci sono 62 storie, 62 storie sulle 196 che sono identificate in questo report, che sono convegni, sono quelli che loro chiamano omofobia istituzionale. Omofobia istituzionale e movimenti omofobi, cioè 62 convegni che all'Arcigay non sono piaciuti. Massimiliano Amato ricorda che abbiamo eletto democraticamente due governatori delle due regioni più grandi del sud che sono omosessuali. Abbiamo eletto Vendola, abbiamo eletto Crocetta, così faccio i nomi e i cognomi e non scappa nulla, insomma, proviamo a essere sinceri fino in fondo. L'Italia, lo ripeto, è un paese omofilo, non omofobo. E se adesso l'omofobia è fare convegni, perché in quei 62 convegni ci sono i nostri, evidentemente, e nei movimenti omofobi ovviamente c'è il popolo e la famiglia. Qual è il tratto omofobo? Quale sarebbe il tratto omofobo del popolo e la famiglia? La difesa dell'articolo 29, cioè della famiglia considerata come società naturale fondata sul matrimonio, matrimonio che è tra uomo e donna. E la nostra battaglia durissima contro l'utero in affitto. Questi sono i tratti della nostra omofobia, secondo costoro. Cioè, non si possono fare convegni contro il matrimonio omosessuale e contro l'utero in affitto perché altrimenti si è omofobi. Questo è l'assunto. Di più, nelle storie che sono tratteggiate in questo report anticipato su Repubblica c'è anche la mobilitazione contro il gender nelle scuole, cioè se tu non vuoi che tuo figlio a 7, 8, 9 anni vada a vedere uno spettacolo teatrale tipo Faffa Fine in cui si tratteggia l'indifferenzialismo sessuale tra maschio e femmina, proprio confezionando uno strumento teatrale che mira ai giovani nell'età della preadolescenza e dell'adolescenza, che mira ai bambini, se tu genitore ritieni che quella azione sia un'azione sbagliata, sei omofobo. Sei omofobo.
Questo è il report Arcigay di oggi, cioè non esistono fatti reali di omofobia, si inventano che omofobia è essere contrari alla loro ideologia, alla loro dimensione ideologica. Questo con un atteggiamento violento, perché il report dice che il grande cruccio per l'Italia è non avere la legge Scalfarotto, che è stata approvata solo alla Camera. Buongiorno Adriano Lonardi, anche lui conferma che non ci sono state notifiche oggi. Vi devo chiedere, è la giornata mondiale sull'omofobia, quindi siamo stati censurati da Facebook. Vi chiedo un mi piace e un condividi per arrivare comunque a più persone possibili con questa diretta. Diretta che poi ha un suo seguito, perché alle 9:10 farò un'intervista a Radio Cusano Campus in cui ripeterò questi concetti. Cioè, la giornata sull'omofobia è qualcosa che non esiste, perché l'Italia non è un paese omofobo. Se omofobia è la paura per l'omosessuale che si trasforma in violenza, questo paese non lo è. L'omosessuale star della trasmissione televisiva, è star del Festival di Sanremo, è star della politica con l'elezione, come ha detto bene Massimiliano Amato, ai vertici istituzionali in regioni importanti del sud, come la Puglia e la Sicilia, di notori omosessuali, è star con le vicende legate alla legge sulle unioni civili, è star con Ivan Scalfarotto che si sposa e non si sposa perché unione civile non è un matrimonio. L'Italia è un paese omofilo, non omofobo, tant'è che questo famoso report di Arcigay si deve inventare in 196 storie di omofobia, supposte totalmente inventate, 62 che sono convegni. Si deve inventare la lista di proscrizione da Stato totalitario contro quelli che vengono indicati come movimenti omofobi. Ovviamente ci siamo noi, ovviamente ci sono le sentinelle in piedi. Questo è qualcosa di assolutamente intollerabile, perché è un atteggiamento violento a valle del quale c'è un altro intendimento, che è quello di far approvare la legge Scalfarotto, che come sapete per Mario Adinolfi significherebbe la probabile condanna a 6 anni di carcere, perché per i presidenti di associazione è prevista la pena di 6 anni di carcere per l'accusa fantomatica di istigazione all'odio omofobico. Ora, voi sapete benissimo che centinaia di persone al giorno vengono su questo profilo, sul profilo Twitter, in giro sulla rete a insultarmi con violenza. Figuriamoci se ci fosse una legge con una denuncia potrebbero mandarmi in galera per 6 anni. Chissà quante denunce al giorno prenderei per una sola ragione, perché sono contrario al mercimonio inevitabilmente derivante dalla considerazione di trasformazione in famiglia di ciò che famiglia non è, cioè il rapporto tra due persone dello stesso sesso, che a quel punto potrebbero costruire famiglia semplicemente acquistando bambini attraverso meccanismi che hanno come fattore il mercimonio del corpo della donna trasformata in fattore della produzione. Cioè, noi combattiamo una visione antropologica che trasforma le persone in cose. È quello che viene raccontato da un sistema mediatico compiacente, è che noi siamo omofobi e secondo la legge Scalfarotto saremmo passibili personalmente di incarcerazione per 6 anni in qualità di presidente di un'associazione che si muove sul territorio. Se questo non è violenza, ditemi cos'è violenza. Massimiliano Amato dice bene, ormai questo è un paese PDF-ofobo. Ce l'hanno col PDF con grande chiarezza, siamo noi i principali avversari. Saluto Don Massimo Lapponi, che oggi sul Quotidiano La Croce continua la sua straordinaria cavalcata. Leggete questa nona puntata, tutta intrisa di teologia del lavoro di Don Massimo Lapponi sul Quotidiano La Croce di oggi, davvero un lavoro straordinario. È arrivata anche la Pongiluppi, che ha fatto che è il nostro coordinamento editoriale insieme a
Francesca Centofanti, è arrivato anche Sabino Sabini, ricordiamo oggi alle 17 su PDF TV il rosario organizzato dal gruppo preghiera Popolo della Famiglia. Saluto Mauro Rotunno, Luisa, Danilo Leonardi, che dice: sono queste le prospettive, l'ingranaggio è in pieno movimento, il sasso che può arrestarlo si chiama Popolo della Famiglia. Rimando a questo punto al post che ho scritto ieri sulle ragioni fondamentali per cui l'11 di giugno bisogna votare Popolo della Famiglia. Come dice Nicola Pasqualato, l'11 giugno gli italiani potranno votare contro o pro la legge Scalfarotto, scegliendo o non scegliendo il Popolo della Famiglia, che è l'unica alternativa praticabile per le ragioni che ho estesamente spiegato nell'ultimo post di Facebook prima di questa diretta. Se volete leggetelo, se volete condividetelo, perché quella è, diciamo, la summa delle ragioni politiche della presenza del Popolo della Famiglia. Come dice bene Vladimiro Campello, loro sono dappertutto mentre Povia non può cantare Luca era gay. Questo è il punto della violenza. La lobby LGBT si è fatta prepotente e violenta, altro che discriminazione omofobica. Non siamo nell'Inghilterra, che ricordo fino al 1967 considerava l'omosessualità reato. Reato, d'accordo? Fino al 1967, nella straordinariamente civile Inghilterra, l'omosessualità era reato. La sodomia è tuttora reato in alcuni stati degli Stati Uniti. Da noi non c'è mai stata una cultura giuridica omofoba. E il rapporto dell'Arcigay sulla presunta omofobia in Italia nell'ultimo anno è la dimostrazione lampante di questa affermazione, perché su 196 storie che vengono raccontate, la maggior parte sono pure invenzioni, cioè contestano i convegni, contestano l'esistenza dei movimenti, contestano il fatto che dei genitori possano dire a quello spettacolo teatrale che confonde le idee a mio figlio: io non voglio che mio figlio vada. Contestano persino il bollino rosso su alcuni film a spiccata tendenza e tematica omosessuale messi come bollino rosso rispetto alla programmazione in prima serata. Che è ovvio, come avviene su qualsiasi film che abbia uno sfondo in qualche modo sessuale. Ci sono dei bambini che possono vederlo, c'è il bollino rosso che avverte i genitori e non va bene neanche quello. Pure quello è omofobia. Allora, prepariamoci con grande chiarezza a dare una risposta che evidentemente darà oggi solo il Popolo della Famiglia, perché nessun'altra forza politica, non Forza Italia, non la Lega, non Fratelli d'Italia, oggi si chiederà: ma perché l'Europa ci obbliga dal 2004 a celebrare, questo è il 14° anno, la giornata sull'omofobia? Perché? E ve lo spiego subito, mentre saluto Alberto Agus, mentre saluto fratello Antonio Iannaccone, che ricorda che oggi alle 21 c'è la presentazione del candidato sindaco Maurizio Schinina a Savigliano con Mirko De Carli, mentre saluto Emiliano Fumaneri, oggi autore dell'editoriale sul quotidiano La Croce, bellissimo editoriale, ve lo consiglio davvero, bravissimo Emiliano Fumaneri. Mentre saluto Cinzia Gioia, mentre saluto Anna Russo, mentre saluto mia mamma Luisa Dinolfi, che è in connessione dall'aeroporto di Fiumicino perché sta per volare in Terra Santa per un pellegrinaggio. È il suo primo pellegrinaggio in Terra Santa, dunque fatemi dare un abbraccio a mamma, che tra qualche ora atterrerà a Tel Aviv e da lì si sposterà a Nazareth. Lo fa a 71 anni, questo suo primo pellegrinaggio in Terra Sacra, in Terra Santa, e fatemi abbracciare la mia mamma che sta per partire, nonostante questo è connessa a Stampa Evangelo. Saluto Lorenzo Damiano, il nostro candidato sindaco a Conegliano, che ieri ha presentato la lista insieme a Gianfranco Amato, segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Saluto Alex Zino, anche lui protagonista a Conegliano. Saluto Cinzia Gioia. Saluto Sandra Ottaviani. Allora, dicevo, perché l'Europa ci obbliga dal 2004 a celebrare questa famosa giornata sull'omofobia, cioè 14 anni consecutivi che facciamo questa pagliacciata?
per inondare di denaro, l'associazionismo LGBT, perché attraverso questa giornata noi facciamo una bella elargizione di soldi all'associazionismo LGBT. È l'ennesimo rivolo di quattrini, sicuramente questo report di Arcigay sarà iperfinanziato da denari pubblici, e sono l'unica ragione per cui l'associazionismo LGBT è così fiorente. Mentre noi dobbiamo faticarci, magari come fa Corrado Salonia, che ad Avola, in Sicilia, nel cuore della Sicilia, in provincia di Ragusa, deve andarsi a prendere le firme una per una, però ne ha prese 400 per il popolo della famiglia. Fatto un lavoro straordinario il nostro caro Corrado, e così saremo presenti alle elezioni amministrative anche in terra siciliana, grazie al lavoro fatto da Corrado. Senza soldi pubblici noi, senza un euro di denaro pubblico, perché veramente il sistema è PDF-fobo, non omofobo, perché Arcigay invece è inondata di denaro pubblico. E fa la famosa guerra con Andos, vi ricordate l'associazione che è stata, diciamo così, messa all'indice dal programma delle Iene? Beh, quella guerra era una guerra perché Andos si era staccata da Arcigay, e quello che va a denunciare Andos alle Iene è uno di Arcigay, perché qui è una guerra fra cosche, capisci? Funziona così. E allora, ricordatevi, la ragione della forza di questo associazionismo è l'irrorazione continua di denaro pubblico. Quando fanno lo spettacolo gender per i nostri figli, pretendono finanziamento pubblico per quel tipo di spettacolo. Se noi ci opponiamo a quello spettacolo, diventiamo omofobi. E questo è il braccio di ferro. Saluto Don Salvatore Vitiello, a Fatima affidata la Vergine e tutto il popolo della famiglia, grazie davvero Don Salvatore. L'Immacolata trionferà, il 22 maggio prepara l'arrivo a Grugliasco, io dovrei essere a Grugliasco, mi pare anche a Savigliano il 27 se non sbaglio. Saluto Giuseppe Annicchino, saluto Bobacchio Falamachi, saluto Rosa Eleonora degli Esposti. Saluto Vittoria Polacci, saluto Gabriella Maiglia. Ricordatevi, è una questione di denaro. Noi siamo gli omofobi perché serviamo a loro per costruire il rapporto antiomofobia che li riempie di soldi. Che li riempie di soldi? I soldi dell'UNAR, i soldi della Presidenza del Consiglio, i soldi dei comuni, delle regioni, i soldi dell'Europa. È una enorme collezione di denaro pubblico quella che fa l'associazionismo LGBT, e noi invece andiamo avanti a mani nude con la nostra fatica quotidiana di testimonianza della verità. Per questo vi chiedo un mi piace, un condividi la trasmissione di oggi, perché oggi, per far sentire la nostra voce, noi popolo e la famiglia abbiamo questi strumenti. Loro hanno Repubblica, noi abbiamo Popolo e la Famiglia TV. Ovviamente pesa di più Repubblica, ma noi non molleremo mai, anzi, come dice Paolo Pasanisi, Zingarello, li toccheremo nei loro interessi, già li tocchiamo nei loro interessi, ed ecco spiegata la loro violenza, che quella che viene perpetrata nei nostri confronti è violenza, violenza istituzionale che punta ad arrivare addirittura alla dimensione di una legge che ci mandi in galera. Il presupposto è dire che i convegni che organizziamo sono convegni omofobi. Perché? Perché diciamo che vogliamo difendere l'articolo 29 della Costituzione e la famiglia naturale fondata sul matrimonio, così come espressa dal dettato costituzionale. Nicola Pasquato dice: perché il 2 aprile, giornata pro autismo dell'ONU, l'Unione Europea e l'ONU non danno soldi a nessuna associazione? Perché non gli interessa, caro Nicola, ovviamente. Mentre l'associazionismo LGBT è irrorato di denari. Dal 2004, pensate un po' che facciamo sta pagliacciata della giornata antiomofobia in una nazione che non è omofoba ed è offesa dall'accusa di omofobia. Ed è offesa dall'accusa di omofobia. Questa non è l'Inghilterra, dove nel 1967 l'omosessualità era reato, d'accordo? Questa è una nazione profondamente, in termini giuridici proprio, tollerante. E l'offesa all'Italia noi non la tolleriamo invece.
Dario Toso dice: Mario, sei solo un ignorante. E noi accogliamo anche Dario Toso, che viene qui ad ascoltarsi Stampa e Vangelo ed è dunque un nostro gradito ospite. Mary Rossi da Padova scrive: noi siamo il granellino che inceppa il meccanismo mortale innescato. Esattamente. Saluto Maria Luisa De Carlo, saluto Nadia Sanchioni, saluto Andrea Cavenaghi, il PDF Lombardo. Vi chiedo un ultimo mi piace e condividi. Io continuerò dalle 9:10 questa chiacchierata in un'intervista che farò a Radio Cusano Campus appunto tra 6 minuti. Fatemi salutare intanto Cristi Ross, Gloria Callarelli, che è una colonna della comunicazione che sta facendo un lavoro straordinario a Conegliano per Lorenzo Damiano. Grazie Gloria, continua così, continua a farci uscire sui giornali tutti i giorni. Forza, dai una mano a Lorenzo nella maniera più evidente possibile. Saluto Francesca Centofanti che si è connessa ora con la diretta. Saluto Francesca Patuzzi, ricordo candidata a Verona del Popolo della Famiglia, ultimo posto della lista con grande umiltà ma grande spirito di servizio. Grazie alla bellissima Francesca. Chiedo a tutti il mi piace e condividi la diretta perché non erano arrivate le notifiche stamattina e dunque siamo dovuti partire, come vedete, sempre con fatica, però siamo arrivati abbondantemente in tripla cifra. E ringrazio di questo un popolo che evidentemente sa comunque ovviare a qualsiasi difficoltà. Qual è il popolo della famiglia? Saluto anche Simona Rossi, che è un'altra che ce l'ha con noi e vive sul nostro profilo. Vuol dire che le tematiche che poniamo comunque le interessano e dunque siamo felici comunque di ospitarla. Saluto Francesco Ferraro. Chiedo a tutti di fare un'altra giornata di campagna elettorale efficace per il popolo e la famiglia sul territorio. Potete utilizzare come strumento politico il mio ultimo post che ho pubblicato ieri sera con le ragioni politiche per il voto al popolo della famiglia, l'unico voto utile che esista. Lo ripeto, il voto al popolo della famiglia è l'unico voto utile che esista. Saluto Vivian Lopinto che ci chiede di Palermo. Noi siamo organizzati ad Avola per la Sicilia in queste amministrative, ma per le regionali prossime saremo presenti anche a Palermo. Saluto Rosa Eleonora degli Esposti, saluto Milena Brindisi Trabona, Barbara Pugnani che conferma che oggi non c'è stata nessuna notifica della diretta. Saluto Angelica Bosio, grazie, dice ti vogliamo bene, anch'io vi ringrazio davvero molto e vi abbraccio. Arriva anche Marco Lobracco da Pistoia. Vi chiedo un ultimo mi piace, un ultimo condividi alla diretta di oggi, farla, diciamo, vedere anche in differita a più persone possibili sul vostro profilo. L'Italia non è un paese omofobo. Fatemi fare un'ultima chiosa: l'insulto di Matteo Renzi al popolo di Medjugorje, che viene emerge dalle ultime intercettazioni telefoniche, è vergognoso. È vergognoso. Al di là della lettura che si può dare su ciò che avviene a Medjugorje, questo lo dice Francesco D'Angeli, lo chiede Federico D'Angeli. Io non sono un medjugorjano, ma l'insulto che viene rivolto da Matteo Renzi nella telefonata al padre rispetto alla gente che va a Medjugorje è davvero qualcosa di intollerabile. Saluto Nino Iraci che scrive da Imperia, saluto Marco Grazioli, saluto Manuela Miraglia, saluto Gloria Callarelli. Usa una parolaccia relativa alla gente che va a Medjugorje, molti me lo chiedono, non mi va di dirla qui in diretta, ma se andate sui giornali la troverete. Un vero e proprio insulto, sostanzialmente, e anche davvero da parte di un cattolico. Inaccettabile, inaccettabile. E ripete perché noi siamo assolutamente alternativi. Alternativi al Partito Democratico e ovviamente alternativi a un sistema che costruisce sulle larghe intese la dimensione del proseguimento di una legislatura drammatica per i cattolici. Se non ci rendiamo conto di questo, faremo un grande errore. E non si può cadere da questa padella del larghintesismo centrodestra-centrosinistra nella brace del Movimento 5 Stelle. Ne parleremo più
diffusamente domani. Come dice la Pongi, devo sbrigarmi perché c'è l'intervista a Radio Cusano Campus. Un saluto da Maria Di Nolfi, vado subito in diretta sulla radio. Chi vuole la trova su internet e poi pubblicheremo l'intervista. Grazie a tutti da Maria Di Nolfi, una buona giornata.